peccato per questa partita, potevano essere 3 punti importanti, purtroppo all'ultimo è successo questo episodio. Sono errori che si pagano, purtroppo oggi ci siamo giocati un po' il campionato, ma dobbiamo andare avanti nonostante tutto e dobbiamo andare verso i playoff, anche se ancora dobbiamo crederci e puntare sempre alla vittoria del campionato. Comunque vedremo alla fine quello che succederà. Peccato perché potevamo chiudere la partita subito dopo il rigore, ma quell'episodio purtroppo è andata così. Il pareggio diciamo che ci sta per quello che si è visto in campo. E niente, vedremo alla prossima. Penso che oggi qua al Comunale di Botticello abbiamo visto due belle squadre affrontarsi a viso aperto e fare un'ottima partita finita in parità. A mio parere penso che al primo tempo la mia squadra poteva benissimo chiudere con 4 gol di scarto. Abbiamo preso 3 traverse, abbiamo sbagliato molti gol, abbiamo dato, penso e spero che non l'abbia vista solo io, una lezione di calcio a una squadra che sulla carta dovrebbe essere molto superiore sia per punteggio che per giocatori di categoria superiore. E quindi sono orgoglioso dei miei ragazzi e li voglio ringraziare in pubblico perché oggi mi hanno dato dimostrazione di essere, oltre che un grande gruppo, dei grandi giocatori, e il lavoro che facciamo durante la settimana e si è visto oggi, perché veramente si vede poche volte giocare una squadra in prima categoria in queste condizioni. Certo, siamo andati sotto su un calcio di punizione, penso che il Cariati non merita il vantaggio, anche che se l'esperienza che hanno li poteva portare a vincere la partita, quindi 3 punti, perché noi abbiamo pareggiato solo esclusivamente con un calcio di rigore di Fodero a 7-8 minuti dalla fine. Magari il Cariati pensava di aver chiuso già la partita. Comunque alla fine siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto, rammaricati per i punti persi, ma felici per quello che il gioco ha fatto vedere.